Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Santo Rosario della Beata Vergine Maria, misteri gloriosi. Primo mistero glorioso, la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo dalla morte. Ecco, per commentare con i santi questo mistero, forse è il caso di riprendere l'ultima delle ore della Passione, perché Gesù dà un'interpretazione molto bella della risurrezione come esperienza reale che accade nell'anima quando si comincia a vivere nel divin volere. Per non rovinarla volevo un attimo prenderla, perché noi ci sono due risurrezioni. Una è certamente la risurrezione della carne, che Gesù ha inaugurato con la risurrezione del suo corpo e che tutti vivremo nell'ultimo giorno, ma c'è una risurrezione che viviamo qui, in questa vita. La prima grande risurrezione è la conversione, il passaggio dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia, appunto dalla morte alla vita. Ma la super risurrezione, Gesù la chiama la vera risurrezione, è proprio vivere nella divina volontà. Ecco, riprendo queste espressioni che sono sempre dal volume 36, che ho appena finito di leggere, e che sono lo spirito con cui si chiudono proprio le ore della Passione, dopo la 24esima ora della desolazione di Maria, dopo la sepoltura di Gesù. Dice: vuoi sapere dove consiste la vera risurrezione della creatura? Non alla fine dei giorni, ma mentre ancora vive nella terra. Chi vive nella mia volontà risorge alla luce e può dire: la mia notte è finita. Veramente la mia notte è finita. Si risorge nell'amore del suo creatore, non esiste più per lei il freddo, le nevi, si sente il sorriso della primavera celeste. Si risorge alla santità, santità vera, quella che hanno vissuto i santi, che mette a precipitosa fuga le debolezze, le miserie, le passioni. E risorge tutto ciò che è cielo, si guarda la terra, il cielo e il sole riguardo per trovare le opere del suo creatore, per avere occasione di narrargli la sua gloria e la sua lunga storia d'amore. Questo è un termine che abbiamo sentito anche nella lettura precedente, la sua lunga storia d'amore. Io quando lo sento confesso che penso a una splendida canzone d'amore di Gino Paoli, la lunga storia d'amore, penso che qualcuno la conosca, è bellissima quella canzone, è interessante insomma vedere come Gesù fa sue insomma queste
espressioni poetiche con cui alcune creature hanno descritto i grandi amori umani, quindi gli amori anche veementi, gli amori santamente passionali, ecco, potremmo dire così, no? E questo ci fa anche capire la qualità, il tipo, diciamo, anche un po' la cifra dell'amore che il cielo vuole avere con noi. E quindi chi vive nel mio volere può dire come disse all'angelo alle donne che andarono al sepolcro: è risorto, non è più qui. In che senso? La mia volontà non è più con me, è risorta nel fiat. Non l'ho più il mio potere, ho in cambio la volontà divina e con la sua luce voglio investire tutto ciò che mi circonda, circostanze, pene, per formarmi tante conquiste divine. Questa è la grande risurrezione e speriamo di poter vivere tutti questa vera risurrezione fin da questa vita. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, per
Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo a cena. I santi vivono sulla terra nella consapevolezza profondissima che abbiamo solo la vita terrena per servire il Signore, per meritare un alto grado di gloria. E per i santi vivere sulla terra non è altro che questo, moltiplicare, fare di tutto, quindi fare un santo 48, perché abbiamo solo questa vita. Più di qualcuno ha detto che se un santo potesse tornare sulla terra lo farebbe subito, ma solo per fare qualche altra opera buona, fare qualche altra preghiera, qualche altra penitenza, per salire un pochino di gloria in paradiso. Quindi, come dice San Paolo, se siete risorti con Cristo, pensate alle cose di lassù, cercate le cose di lassù, non a quelle della terra. Cioè, noi quando andiamo a letto la sera, se vogliamo non scherzare, quindi non sprecare la vita, noi dobbiamo chiederci, ma oggi io che ho fatto? Di importante, di santo, sono salito un pochino, sono cresciuto un po' in santità, ho fatto delle opere sante per il Signore, delle opere buone per il suo servizio, cose del genere. E capiamo anche se siamo messi bene nella santità con il nostro rapporto con sorella morte corporale, perché siamo in tempi discorsi retorici, oggi ci sono le psicosi mondiali in forza del pericolo di perdere la salute del corpo, per carità, che è una cosa non indifferente, per carità, ma gli allarmi pandemici mondiali per la perdita di tante anime sono della stessa proporzione. Io ho qualche piccolo dubbio, ma Gesù nel Vangelo ha detto, se non ricordo male, non credo di ricordare male, dice: non temete coloro che uccidono il corpo, sia con le armi, sia in maniera batteriologica, ma temete di perdere la vostra anima. Questa è l'unica cosa seria. Quindi i santi non è che si accontentano di non perdere l'anima, i santi cercano di, consapevoli perché ci credono, che ogni giorno che si passa sulla terra, soprattutto un giorno in meno, quindi ogni sera si fa la festa, perché comunque un giorno in meno, forse fossero altri 100.000, comunque uno di meno. È importante che quel giorno sia stato vissuto bene, che non sia un giorno perso, perché quel giorno non torna più. Una cosa santa che non ho fatto, potevo fare questo giorno, non è che dico lo faccio domani, sì, lo faccio domani, ma quella che potevo fare oggi non l'ho fatta più, perché noi purtroppo in questa vita non abbiamo il tasto REP e non abbiamo neanche il tasto FF, i vecchi registratori, no? Con REP si tornava indietro e con FF si andava avanti. Oggi abbiamo i cursori, facciamo molto prima, ma questo funziona con la musica, con le cose, non funziona con la vita terrena. Noi qui abbiamo la catena del legame con l'istante attuale, con l'attimo presente, dove che è l'unico momento in cui possiamo fare qualcosa di serio e di buono. Quindi il nostro cuore oggi sta sulla terra o sta in cielo? Se uno dice se si muore tra 5 minuti, tu che reagisci? Come reagisci? Un santo direbbe subito, ma volesse un altro Signore, insomma, se sono pronto direttamente all'altra vita, no? Quindi cioè, il desiderio di rimanere qui non è perché uno dice intanto fammi stare qua perché di cosa è accettata dall'altra parte, insomma, no? Come purtroppo qualcuno potrebbe pensare. Ma il desiderio di rimanere qui, dice San Paolo, se devo rimanere per servire il Signore per il vostro bene, io ci pure rimango, insomma, però se dipendesse da me, io me ne già pure tra 5 minuti. Quindi, ecco, su questo nel nostro cuore bisogna che ci pensiamo un po', perché se ci crediamo non c'è nell'altro mondo, insomma. Il desiderio c'è. Se il nostro Signore vuole lasciarsi sulla terra altri 100 anni, fiat voluntas tua, per carità, magari se fossero 90, un po' meglio, insomma, però
Quello che uguale a lui, l'importante è che non abbiamo un rapporto malato con la morte, un attaccamento disordinato alla vita terrena. I santi sono amanti della vita, attenzione, ma amano ancora di più e bramano con tutto il cuore il compimento pieno della vita, che si avrà soltanto nella vita eterna. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo su tre gli apostoli riuniti nel cenacolo. I santi sono stati dei grandi campioni nella santità perché hanno avuto semplicemente un piccolo segreto. Hanno fatto il pieno di Spirito Santo. Perché siccome Dio solo è santo e noi siamo santi come Lui è santo e perché Lui è santo, ne consegue logicamente che per diventare santi dobbiamo riempirci di Spirito Santo, e lo Spirito Santo si attinge ai sacramenti, che rimangono sempre alla fonte assolutamente principale e primaria di santificazione. Tutti i sacramenti, ma in particolare quelli che si possono ripetere, che dobbiamo imparare dai santi a ben celebrare. Per esempio, io mi permetto di ricordare, stasera
possiamo dirle pure grosse. E i santi, il rapporto con la messa e con la comunione, un'ora di preparazione, un'ora di messa e un'ora di ringraziamento. Questo è quello che facevano i santi. Questo è per la verità, per chi ci crede, anche quello che la Madonna ha raccomandato a Međugorje. E in effetti, se uno partecipa alla liturgia di Međugorje, due rosari prima della messa, la messa, e un altro rosario con altre preghiere dopo. Di fatto, perché? Perché la messa produca tutti quanti i suoi frutti. Non parliamo poi dei santi, insomma, o di un padre Pio, insomma, quello che combinava, cioè, tre ore di preparazione la messa, insomma, tre ore sono un po' tantine. Ecco, la stessa cosa vale per la confessione. La confessione non produce frutti se non viene ben preparata, ben celebrata, eccetera. Quindi se non cresciamo nella santità è perché la grazia è scarsa, ma la grazia è scarsa non perché Dio non la dà, ma perché noi non la andiamo a ben ricevere. La stessa cosa vale per la preghiera, che è l'altro mezzo con cui si attinge la grazia. La preghiera va fatta, deve essere robusta, quindi si deve pregare tanto, ma si deve anche pregare bene. Quindi se abbiamo poca grazia di Dio, o preghiamo poco o preghiamo male, o tutti e due preghiamo poco e male. Quindi impariamo dai santi, e su questo mi raccomando, se aspiriamo alla santità dobbiamo essere molto molto concreti nel fare qualche buon proposito, perché i canali della grazia, della santità, possono essere perfettamente recepiti dal nostro cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo e in terra. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli.
perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Tutti i santi sono diventati santi perché hanno avuto una vera, autentica e profonda devozione alla Madonna, perché senza di essa la santità ce la possiamo dimenticare. Da quando il rosario è stato rivelato da Maria Santissima, da San Domenico e poi dal Beato Arnolo della Rupi, poi tutti i santi sono stati assidui nella recita del Santo Rosario, perché senza rosario non arrivano le grazie, non si vincono i diavoli, non si vincono le tentazioni, il cammino della santità non si può percorrere. Anche qui con rosario bisogna dirlo molto, bisogna dirlo bene, con il cuore, come la Madonna raccomanda. È chiaro che i grandi santi sono stati grandi devoti alla Madonna, e quanto più la devozione alla Madonna è piena e perfetta, come ha insegnato San Luigi Maria Monforte, quanto più il cammino della santità è agevole e quanto più alti sono i vertici di santità raggiunti. Chiediamo a Maria Santissima, questo mistero che celebriamo in suo onore, che ci insegni a vivere la vera e perfetta devozione a lei. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
ora e principio e sempre nel secolo dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Santissima, Regina degli angeli e dei santi. Contempliamo in quest'ultimo mistero del Santo Rosario la più santa di tutti i santi, la santa per antonomasia, dopo Dio, elevata addirittura al di sopra di tutte quante le schiere angeliche. Non esiste mente creata che possa sondare la santità infinita di Maria, perché superare gli angeli per una creatura infinitamente inferiore come natura, quella umana rispetto angelica, quella angelica è qualcosa di non immaginabile della nostra mente umana. Io personalmente sono stato e sono sempre più persuaso che la santità di Maria può essere scrutata e conosciuta solo dall'Altissimo. Noi possiamo in questa vita, credo, rappresentarcene Maria molto molto imperfetta e molto molto embrionale. Tanti santi, San Luigi l'ha citato a carattere cubitale nel Trattato della Vera Devozione, hanno detto De Maria nunquam satis, non si dice mai abbastanza. Chi teme di esagerare parlando della santità di Maria ha un timore del tutto ingiustificato, perché quanto ne possiamo tessere le lodi delle sue virtù e delle sue grandezze, saremo molto infinitamente, sempre infinitamente al di sotto di quello che realmente ella è, perché di qualunque cosa buona che si possa dire di lei si deve sempre dire e pensare ella è questo e molto di più. Ecco, quindi ecco perché è il segreto e la quintessenza della santità, ed è anche il segreto per poter vincere un grande ostacolo per la santità. Il problema è che chiunque ha qualche aspirazione a farsi santo se la deve vedere col diavolo, perché il diavolo non è che sta a guardare noi che ci facciamo i nostri bei cammini di santità e se ci lascia in pace, assolutamente, insomma. Quindi fa il diavolo a quattro, fa di tutto per ostacolare il cammino. Per vincere il diavolo non possiamo assolutamente affrontarlo di petto o tra noi stessi, perché ci fa non mille, centomila pensi. Soprattutto poi quando agisce in maniera subdola, quindi, e questo lo fa proprio con chi ha superato il primo stadio del cammino, cioè quella del peccato. Se una persona volontariamente non pecca più, è chiaro che il diavolo deve inventare qualcosa per farlo cadere. Non può presentargli una tentazione diretta. E quindi comincia con tutte quante le sue infernali trappole, che per rendersene conto e per discernere ci vuole a volte veramente una sapienza completamente soprannaturale e divina. Perché e chi ce la ottiene questa qui? E questo ci vuole la Madonna. È invocata come la vincitrice e lo sterminio del demonio e di tutte le eresie per questo motivo. E i santi tutti quanti hanno avuto l'umiltà di ricorrere alla Madonna e di chiedere aiuto a lei, perché pur essendo una creatura e quindi per quanto la più santa di tutti, infinitamente inferiore a Dio, è però, essendo superiore agli angeli, superiore anche ai diavoli, la cui testa ha ampiamente schiacciato, e quindi noi dobbiamo riconoscere la sua superiorità e chiedere il suo aiuto. Ecco perché contro il diavolo non possiamo combattere da soli. E la più grande nemica, la più temuta dall'inferno, è Maria Santissima, che da sola vale più di tutti quanti gli angeli santi messi insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quanti ti sono raccomandati. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o croce vergine Maria. Mamma mia, siamo puntualissimi con le sveglie, sono le 23:30. Finisce la prima parte della veglia, i presenti adesso vanno via dalla chiesa. Il tempo di, procedere un attimo, di spostarmi dalla zona della Cappella del Santissimo Sacramento. Adesso la diretta la interrompiamo, anche perché sennò poi Facebook tra poco la interrompe da sola. E tra circa un quarto d'ora, per i più coraggiosi, riprende la parte eucaristica, faremo
tempo molto prolungato di adorazione, con un po' di preghiere, con fioriture, un po' di canti ovviamente di colore differente, un po' di preghiere della moltiplicazione, un altro momento di lettura spirituale, e al termine vorrei anche fare un bel esorcismo di Leone XIII, così chi lo possa fare insomma come sacerdote, ecco, per attirare un pochino di bene sulla Chiesa e sul mondo insomma in questa notte. Chi vuole vegliare con me, ecco, non vada a dormire, abbia pazienza 10 minuti, un quarto d'ora e poi riprende la diretta. Chi invece andrà a dormire, santa notte a tutti. La benedizione la do al termine della diretta con il Santissimo Sacramento. A tra poco, perché ci sarà.